Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino. Queste sono le principali notizie di oggi. Val Brenta accoltella al collo il vicino in contrada, ferita non mortale. Arrestato 69enne, pienamente cosciente, ormai fuori pericolo, Maurizio Primon, 64enne vittima sabato di un'aggressione portata nei suoi confronti da un 69enne vicino di casa armato di coltello da cucina. Ricoverato d'urgenza è stato medicato ai tagli riportati a braccia e collo, di cui uno poteva rivelarsi letale. Carlo Bianchin è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Enego si rompe tibia e perone facendo legna con il figlio recuperato dal soccorso alpino. L'incidente è avvenuto sabato mattina in località Valgoda, frazione di Enego sull'Altopiano. Un 53enne di nove, salito in un appezzamento di terra per tagliare alcuni tronchi d'albero, è ruzzolato a terra, venendo travolto da uno di questi, di peso notevole. L'uomo ha riportato una doppia frattura all'arto, poi è stato soccorso dal figlio che ha chiesto aiuto al 118. Arsiero, struccata da un male incurabile a soli 24 anni, addio al sorriso di mamma Giada. C'è sgomento e incredulità per la morte di Giada Meneghini, 24enne, originaria di Arsiero, residente a Isola Vicentina. Due comunità colpite da un lutto che lascia poco spazio alle parole. Giada si era sposata a settembre dello scorso anno e 2 mesi più tardi era diventata mamma di Adele, nata prematuramente, comunque sana, una notizia a coronamento di un sogno d'amore per la giovanissima mamma, un sogno destinato a durare troppo poco. Arzignano canta storie della biblioteca e reparti cercansi candidati per letture ai bimbi in ospedale. I tempi correnti permettono di riattivare un'iniziativa riposta nel cassetto nel periodo della pandemia. Ogni mercoledì pomeriggio per un'ora un gruppo di lettori di storie si recherà nel reparto di pediatria del Polo Ovest Vicentino per far compagnia ai bimbi degenti. Oltre a Biblioteca Vedeschi, Comune di Arzignano collabora all'iniziativa LULSOTTO. Castello di Tiene e Comune firmata l'intesa che rafforza la promozione turistica reciproca. L'accordo stipulato nei giorni scorsi intende dare ulteriore impulso alla rilevanza turistica della struttura architettonica che da sempre è conosciuta come il castello, trattandosi di una villa del XV secolo, oltre che dal parco dentro le mura e delle sue adiacenze. La pagina dell'Eco Nazionale, Ucraina, Mosca, arruolamento a Mariupol, camionisti polacchi bloccano il valico doganale. Presidente della Commissione europea von der Leyen sarà domani a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il sostegno all'UE da parte dell'Ucraina. La Commissione nei confronti dell'Ucraina. La Commissione venerdì ha inviato agli Stati membri la proposta per l'undicesimo pacchetto di sanzioni. Lo sport, Max Verstappen vince il Gran Premio di Miami e la Red Bull, con il secondo posto del messicano Sergio Perez, mette a segno la doppietta, confermando il dominio nel Mondiale 2023 di Formula 1. Al terzo posto lo spagnolo Alonso su Aston Martin. Politica, Carlo Cottarelli si dimette dal Parlamento e dal PD, lo ha annunciato lo stesso economista eletto con il PD, spiegando che l'Università Cattolica gli ha chiesto di dirigere un programma relativo a scienze sociali ed economiche, rivolto agli studenti delle scuole superiori. Lo sport, Serie A, Napoli celebra lo scudetto, la Juve vince a Bergamo, colpo salvezza del Verona. Il massimo campionato di calcio si avvia alla conclusione dopo aver espresso un solo verdetto, Napoli campione d'Italia. Il capoluogo partenopeo è festa senza soluzioni di continuità, così sarà per i prossimi mesi alla luce di uno scudetto arrivato dopo ben 33 anni. Era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione, a domani.